Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, in questo video vorrei condividere un po' con voi quella che è stata, secondo me, la notizia, tra virgolette, shock, appresa ieri tramite Facebook. Almeno io ieri da Facebook ho appreso questa notizia, ovvero, come da titolo, la ristampa in versione revival del Meet di Gemini Canon X. Parliamo di Meet X tradizionale, quindi non metal. Dunque, perché ne voglio parlare con voi di questo Meet e non l'ho fatto quando poi c'è stato l'annuncio di Silenzio Orrento, di Pegasus V2, Xvogue, di Show del Tucano, insomma tutti quei Meet già usciti come revival, ma che per l'epoca ebbero comunque, diciamo, una tiratura limitata. Perché credo che l'uscita di Canon abbia fatto felice tantissimi, visto che qui c'è stato un vero e proprio miglioramento per quanto riguarda l'aspetto estetico. Mentre invece, secondo me, quello là, l'annuncio della ristampa revival di Silenzio Orrento ne abbia fatto incazzare la metà. Perché? Perché effettivamente la ristampa di Silenzio Orrento, anzi, per meglio dire, la prima stampa di Silenzio Orrento avvenuta nel 2015, anche fu annunciata come uscita limited, questo lo sappiamo tutti. E devo dire che quel Meet, andandolo a recuperare, anche negli ultimi tempi, prima dell'avvento della versione revival, almeno io so che costava ed è costato a chi l'ha comprato tra i 250 euro e anche oltre. Quindi, qual è la differenza tra l'uscita di Silenzio Orrento Revival e l'uscita di Gemini Canon X Revival? La differenza, secondo me, sta nel fatto che mentre per Sorrento la prima stampa difficilmente calerà di prezzo, quindi si abbasserà il suo prezzo e il suo valore di mercato, perché abbiamo visto, per chi ha guardato la recensione del revival di Sire Sorrento su questo canale, ho mostrato tutte le varie differenze dei volti esistenti tra la prima stampa e la versione revival. Quindi diciamo che la prima stampa a tutt'oggi resta ancora, anche se non 100-100, comunque più fedele per volti e per capigliatura al personaggio animato, mentre invece la versione revival non tanto, non tanto. Qui invece abbiamo una differenza e quindi dicevo, quella prima stampa di Silenzio Orrento per me, a motivo di questo, difficilmente subirà, come dire, un abbassamento, un dimezzamento, mi sta sfuggendo il termine, verrà comunque, ecco, svalutato. Mentre invece, per quanto riguarda Gemini Canon, allora io quando l'ho comprato, e questo devo ringraziare il mio amico Carlo che mi convinse all'epoca, perché lui l'abbiamo comprato insieme su Nippoyasan all'epoca, lui se ne innamorò di questo Meet, ma ormai già era uscito da un bel po', e quindi entrambi andammo a spendere quasi 400 euro tra Meet e spedizione. Quindi il mio Gemini Canon me l'ho tenuto caro caro e ce l'ho ancora bello caro caro conservato, perché mi è costato un occhio della testa. Ed è stata l'unica follia che io feci per questo Meet, pur non essendo un grande simpatizzante di Canon, ormai chi mi segue da tanto tempo lo sa. Però ormai il Meet era uscito da tantissimo tempo, era un pezzo limited, volevo nella mia collezione. Feci un po' di sacrifici, alla fine me lo sono comprato. E dunque, ora che cosa è successo? Che già negli ultimi tempi quel Meet, quindi la prima stampa di Canon, non vale più così tanto come all'inizio, perché dalle ultime notizie apprese qualche mese fa lo si trova anche sui 150-180 euro. Quindi vedete un'abissale differenza. Adesso, con l'avvento di questo Meet Revival, sicuramente quel Meet ce lo tireranno dietro, quindi la prima stampa ce la tireranno dietro, perché effettivamente io credo che ci sia stato un vero e proprio miglioramento per quanto riguarda l'aspetto estetico di questo Meet. Dunque, quindi per questo vedete la differenza. La prima stampa di Silenzio Orrento, secondo me, ripeto, manterrà sempre un prezzo abbastanza medio-alto, qui invece avremo una svalutazione totale della prima stampa. Quindi vorrei condividere con voi queste foto. Io la notizia l'ho appresa su Facebook, quindi quello che vi dico è quello che ho letto. Se vi dico stronzate, abbiate bontà, stronzate hanno scritto, ma non credo.
E quindi vorrei commentare un pochino così a caldo queste immagini di Gemini Canon. Dunque, innanzitutto vi mostro questo banner, e a questo banner vi era un testo scritto che annunciava effettivamente che l'uscita di questo Meet per il momento riguarderà soltanto il mercato cinese. Poi sicuramente una volta uscito lì arriverà anche da noi, come è stato per tutti i Meet rilasciati per diversi eventi, eccetera eccetera. Quindi sicuramente arriverà anche qui, ci sarà la possibilità di poterlo comprare. Dunque, questo è per quanto riguarda il banner. Poi vorrei iniziare subito a parlare con voi per quanto riguarda queste foto comparative dei volti prima stampa e versione revival. Dunque, questa prima foto ci mostra il Meet prima stampa ad occhi chiusi e bocca aperta e il volto statico di Canon. Ragazzi, penso che sia palese il fatto che lo scalpet del volto, ma anche dei capelli, è stato ripreso paro paro dalla versione ex metal di Saga 24 carati. E quindi, anche se la prima stampa qui lo vedete ad occhi chiusi e bocca aperta, ma penso che sia palese l'abissale differenza tra le due versioni. Quindi, un miglioramento a tutto tondo c'è stato. Andiamo un po' più avanti, vabbè, vediamo questa foto di questa immagine dei Meet con la frusta di Balrog. Sapete, no? Il momento in cui lui giù negli inferi disintegra la frusta e poi anche tutto Balrog, quindi rune. Abbiamo poi la foto del totem, vabbè, questa è d'obbligo, ma comunque non cambia, non è mai cambiata, a parte il fatto della differenza tra il classico e l'ex, ma dopodiché. E poi il Sog, che secondo me è la versione più bella di questa armatura, quindi quella divina. Poi vorrei commentare con voi quello che uscirà da questa confezione. Quindi qua abbiamo un'immagine globale del contenuto. Dunque abbiamo il Meet, abbiamo il totem per montare sopra l'armatura, abbiamo anche qui la effect part della Galaxian Explosion. Dunque, per chi magari ha iniziato a collezionare da poco, si sta avvicinando da poco a questo mondo, qual è la differenza tra le due effect part? Questa qua di Gemini Canon, come vedete, è di questo color fuoco, quindi rossa, arancionoide, eccetera eccetera, mentre invece quella là di Saga, come vi mostro in foto, è di una tonalità più scura, quindi di un viola, di un blu, insomma cambia nelle colorazioni. Però la differenza è che mentre nella versione del Meet Revival di Saga tolsero questo accessorio per inserire quella scheda tecnica, chiamiamola così, per quanto riguarda questo Meet invece hanno scelto di lasciarla. Però che cosa io ho notato che manca adesso in questa versione, in questa confezione? Mancano ciò che avevano inserito invece nella confezione della prima stampa di Gemini Canon X, ovvero i volti extra e anche la capigliatura, se non ricordo male, bianca per la versione Saga Evil e forse anche proprio per Meet di Saga normale, quindi qualche volto un po' più arrabbiato. Questo non ve lo so dire con precisione perché non ricordo proprio tutti gli extra, ma mi ricordo che c'erano degli extra di Saga. Vi lascio comunque, ragazzi, una foto che feci io all'epoca, andando comunque a cerchiare quelli che sono i volti di Saga presenti nella confezione di Canon prima stampa. E quindi tutti questi volti e la capigliatura che c'erano in questa prima stampa di Canon qui non li troviamo. Questo perché? Perché effettivamente quando arrivò Gemini Canon X, scusatemi, Gemini Canon X, ormai Saga già era uscito da tantissimo tempo. Saga, vi ricordo che è stato proprio il primo Meet X rilasciato in assoluto nell'agosto del 2011, mentre invece Canon poi è arrivato un po' più avanti, quindi già esisteva il Meet di Saga. Poiché qui, per il momento, pur avendo avuto la versione revival, ma non abbiamo avuto una versione revival però con questi volti così belli come questi di Canon, perché al momento è stato annunciato soltanto Saga 24 carati della linea X Meta, ovviamente qui non potevano aggiungere dei volti extra né per la versione Evil, né per la versione Grande Sacerdote, né per la versione tradizionale di Saga.
quindi quello che troveremo all'interno sarà solo ed esclusivamente del materiale extra per Canon. Stop, forse sto dicendo troppe cose, abbiate bontà, ma mi lascio prendere, vorrei farmi capire e vorrei spiegarmi bene. Passiamo adesso ad un'altra foto, sempre comparativa tra le due versioni, quindi prima stampa e revival, e quindi vediamo il Meet con i volti action, quindi Meet con i volti dinamici a bocca aperta. Dunque, io ho sempre odiato i volti a bocca aperta proprio per questo motivo, perché vedete adesso, è vero che le qualità di queste immagini non sono eccelse, però comunque si riescono a vedere. Vedete come si distorce proprio il volto quando Bandai ha fatto questi qua a bocca aperta, a differenza ad esempio di questo qua, Revival. Così sulla prima stampa di Canon, così con Gemini Saga, così con Scorpio, che già quello aveva un volto pietoso, con la bocca aperta peggiorava ulteriormente. E quindi ragazzi, vedete quale abissale differenza tra le due versioni. Andando adesso alla foto successiva, qui abbiamo un'immagine del Meet intero, anzi dei due Meet nella loro interezza. Allora, io da quello che posso vedere qui, vedo che il Meet Revival è un pochino più snello rispetto alla prima stampa, però diciamo che potrebbe essere un qualcosa dovuto anche a come è stata sistemata la foto per poter affiancare le due, quindi magari è stata allungata un po' rispetto a quella della prima stampa, quindi per questo sembra un po' più snello, perché io vedo ad esempio i coprispalla del Revival un po' più piccoli rispetto a quelli della prima stampa, i bracciali la stessa cosa, il busto superiore idem, quello inferiore in plastica idem, il gonnellino in tutti e tre i componenti che si riescono a vedere idem, e così anche per gli stinieri. Quindi non vorrei, perché io non credo che Bandai abbia messo mano a sistemare questa armatura, figuriamoci, quindi penso che sia più un fatto di modifica della foto, dell'immagine durante la lavorazione grafica, che non effettivamente dei miglioramenti. Poi se ci saranno, ben venga. Una cosa che però posso notare, non so questo adesso se sarà veramente un dettaglio modificato o è sempre un riflesso durante le foto, è la parte del busto. Sulla parte del busto della versione Revival vedo che ci sono dei fregi più visibili, ma anche un colore un attimino più chiaro dell'oro rispetto alla prima stampa. Ripeto, queste sono foto non di altissima qualità, ma che comunque voglio commentare insieme a voi. Che cosa posso commentare ancora? Quest'altra foto con gli altri due volti dinamici della versione Revival. Quindi ragazzi, io guardo questi due volti, ma anche quello statico, guardo questi due volti e guardo e rivedo perfettamente Gemini Canon della saga di Ade, a differenza di quello della prima stampa. È vero che quando io ho comprato quello con una stampa lo guardavo e mi sembrava di riconoscere Canon, ma adesso, con gli anni trascorsi e con i miglioramenti avuti, voglio dire, la differenza la si nota ancora di più. Penso questa sia l'ultima foto, sì, sempre di comparativa tra i due volti, abbiamo i due volti ad occhi chiusi, e anche se qui adesso il Meet prima stampa non è male, però ragazzi, come vi ho detto dall'inizio di questo video, la differenza c'è ed è anche tantissima. Quindi quando io ho appreso la notizia della ristampa di questo Meet sono stato contento, perché pur non essendo, lo ripeterò fino alla fine dei tempi, un estimatore di Canon, però voglio dire, la differenza abissale, quindi sicuramente io nel momento in cui ci sarà il preordine lo comprerò. Voi che cosa ne pensate? Lo comprerete? Non lo comprerete? Per chi non ha mai avuto la prima stampa, ecco, questa è l'occasione per poter reperire anche questo Meet. Siete incazzati neri con Bandai perché magari avete fatto anche voi un sacrificio all'epoca per poterlo comprare e adesso vi trovate un Meet che già è stato svalutato nel tempo, lo diventerà ancora di più con l'avvento di questo qui. Quindi non lo so, fatemi sapere voi. Io ripeto, la notizia l'ho presa, sì, da un lato mi è dispiaciuto pensando a tanti soldi spesi all'epoca, però penso che fare una seconda, per me, io parlo per me che sono una persona single, vivo da solo e quindi posso gestire le mie finanze bene o male,
Quindi per me un acquisto revival di questo MIT mi interesserebbe farlo, anzi mi interessa in tutta onestà. Però voi che cosa ne pensate? Volete mandare a fanculo completamente il collezionismo dei MIT? E vi posso anche capire, soprattutto se l'avete reperito ai tempi d'oro di Canon, o magari anche se l'avete pagato 4 soldi negli ultimi periodi, però eravate certi di avere un pezzo limited in vetrina. In effetti, ragazzi, come vi ho detto fin dall'inizio, di pezzi limited con Bandai non si ha più la sicurezza di nulla, perché innanzitutto quando si parla di limited non abbiamo né tantomeno è mai uscito dalle confezioni di questi limited un certificato, un numero progressivo. E poi ecco, è bastato ad esempio con Pegasus 6 e il V2X POG per l'inaugurazione del nuovo store a Tokyo cambiare solo la confezione esterna e riproporre quel MIT. È bastato, ecco, cambiare un pochino i tratti somatici del volto, un po' i capelli di Siren Sorrento, aggiungere un pezzo e mezzo di armatura broken di Orion ed è ritornato anche Sorrento. Show del Tucano, l'abbiamo visto, ha avuto dei miglioramenti più che altro sulla per quanto riguarda le colorazioni dell'armatura, sì, anche dei volti è stato migliorato, però non c'è nulla di extra in più nella confezione rispetto alla prima stampa. Eppure all'epoca quello che uscì come un limited, perché sia tutti e tre gli steel, così come i 5 Black Saint, Phoenix Nero no, però almeno i 4 Black tutti limited, gli steel tutti limited, eppure Bandai se ne è fregata altamente. Quindi che cosa ne pensate, ragazzi? Io veramente volevo condividere questa notizia con voi, quindi spero di ricevere i vostri commenti sotto. Io vi saluto, grazie per aver seguito anche questo video e niente, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se siete nuovi o nuovi. Volevo ringraziare tutti coloro che comunque hanno commentato al video del diorama. Veramente, ragazzi, è strepitoso, è bellissimo ed è tanto, è tantissimo. Quindi vi invito ad iscrivervi sulla pagina del mio amico Valerio, che vi lascio qui il banner della sua pagina Facebook, quindi mettete un bel pollice in su. Se avete bisogno contattatelo direttamente, sarà ben felice di ascoltarvi e di venirvi incontro. E niente, io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che nell'info box potete trovare il mio indirizzo PayPal se volete anche voi diventare sostenitori del Grande Tempio. Quindi un caffè, non di più. Se vi fa piacere lo accetto ben volentieri e ovviamente a fine video avrete il banner con i nominativi di chi ha già iniziato a diventare un sostenitore del Grande Tempio, ovviamente come riconoscenza e come crediti che secondo me vanno messi ad ogni fine video. Io con questo vi saluto davvero, grazie ancora per la visione e nulla, alla prossima, ciao!